Прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Bentrovati alla nuova serie delle frittate già non solo. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Sì, siamo con queste serie eterne come Game of Thrones. No, siamo alla quintennata, no? Quarta, alla quarta, cominciamo la quarta dopo questa breve pausa estiva. E cominciamo, Marco, con un argomento abbastanza, diciamo, non pesante, però impegnativo. E la puntata di oggi si chiama Il guai afghano. Nelle ultime settimane ne avete sentite di tutti i colori, video strazianti dall'Afghanistan. Il presidente Biden ha sancito che gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan, facendo fede a delle decisioni che aveva preso il suo predecessore. Sì. Obama aveva cominciato il processo e Trump aveva fatto gli accordi. Cioè, gli accordi con i talebani l'ha fatti Trump e si era impegnato lui ad andarsene entro questa data. Sì, in realtà era il 1° maggio, poi il presidente Biden ha fatto i distacchi. Dammi 2 mesi in più. Esatto, io sono appena arrivato e quant'altro. Proveremo a fare un po' di debunking, come si dice, dare qualche info di base per aiutare chi ci ascolta a capire cosa sta accadendo in Afghanistan e soprattutto perché sta accadendo. Facendo una piccola chiosa, ricordando che diciamo i talebani hanno fatto parte per tutti gli anni 80, dalla fine degli anni 70, di un gruppo di resistenti, così venivano chiamati all'epoca, che combattevano contro un governo afghano democraticamente eletto e che è stato poi definitivamente scacciato all'inizio degli anni 90. Il governo afghano eletto e poi per sostenersi, sostenuto militarmente dall'invasione sovietica. Esatto, dall'invasione sovietica, mentre i resistenti erano abbondantemente foraggiati dall'Occidente e dagli Stati Uniti. Alla caduta di quel governo, al ritiro delle truppe dell'Unione Sovietica, guerra tribale in cui prevalgono fondamentalmente gli studenti coranici, questa è la traduzione letterale del termine talebani. E poi comincia l'invasione del mondo occidentale, ricordiamo, lo sapete sicuramente, dopo i fatti del 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, il governo degli Stati Uniti decide... Sì, dopo un ultimatum, sostanzialmente il governo talebano ospitava Al-Qaeda, gli Stati Uniti chiedono la consegna di Bin Laden, danno un mese di tempo o non avviene niente e invadono l'Afghanistan prima dicendo che insomma bisognava esportare la democrazia, questo Enduring Freedom erano i primi nomi di questa missione, ma poi abbiamo scoperto il presidente Biden che invece bastava evitare che i talebani riattaccassero gli Stati Uniti, quindi abbiamo scoperto questa novità. Fatta questa piccola introduzione, andiamo con il primo punto. Ma era giusto o non era giusto andare lì in Afghanistan, starci 20 anni per poi tornare ai talebani? La prima ondata di emozioni è stata: oddio mio, abbiamo sbagliato tutto, 20 anni inutili. E dopo questo, anche accentuato dal fatto simbolico che proprio nei giorni della ritirata finale e dell'avanzata impetuosa dei talebani è morto Gino Strada, il presidente, il fondatore di Emergency, e che contro questa guerra si era sempre battuto e che fra l'altro in Afghanistan da sempre aveva ospedali aperti di Emergency, perché Strada, antifascista e contro la guerra, li ha aiutati veramente a casa loro, non come ciarlano i fascio razzisti che dicono sempre aiutano a casa loro, ma loro niente. Dopo un paio di giorni la grande stampa italiana ha subito si è ripresa, no? Perché all'inizio diceva: oddio mio, che casino che abbiamo fatto. No, era giusto, dovevamo farlo. Certo, forse resta 20 anni e soprattutto, certo, forse il problema è stato quello della guerra illegittima in Iraq, che ha distolto le energie dal nation building che si sarebbe dovuto fare in Afghanistan, la costruzione della democrazia. E qui entriamo pure sul secondo punto, no? Questo nation building si sarebbe dovuto fare, una quantità di denaro speso enorme. Se andiamo a vedere le cifre dietro,
Allora, tanto vediamo che la differenza, il divario fra le spese militari e le spese civili nell'avventura afghana è di 20 a 1. Cioè, i soldi sono andati per le spese militari, non per le spese civili. In questo uno, in questo ventesimo di spese civili, un terzo era una partita di giro, nel senso che sono tornati, il denaro che sono ritornato è ritornato in Occidente per acquisti dall'estero, stipendi agli operanti, ai cooperanti, alle commissioni varie, fra l'altro stipendi che hanno accentuato un fenomeno di inflazione altissima in Afghanistan, in quanto i cooperanti, i consulenti militari, soprattutto i militari, avevano stipendi che andavano dalle 10 alle 50 volte lo stipendio medio afghano. Questo ha prodotto un meccanismo di inflazione enorme e soprattutto ha accentuato, visto che queste persone erano quasi tutte localizzate nelle grandi città, ha aumentato un divario impressionante fra la quantità di denaro e la corruzione che poi porta con sé la quantità di denaro nelle grandi città e quello che c'era fuori, nelle campagne, dove non è che sono tornati i talebani, non sono mai andati sostanzialmente, perché gran parte del territorio afghano è rimasto in realtà dopo l'inizio del 2001, quando i bombardamenti avevano scacciato i talebani in Pakistan. Poi già da abbondantemente tempo erano rientrati e avevano ripreso il controllo di alcune zone. Sì, questo faccio una chiosa, quando ci sono state le ultime elezioni, abbastanza farsa, tant'è che l'ONU ha detto che non erano elezioni regolari. Insomma, elezioni in esatto. Stato. E fondamentalmente gli occidentali hanno spacciato come elezioni in Afghanistan le elezioni tenute nella città di Kabul, che era l'unica controllata effettivamente e non in tutte le parti dalle forze di occupazione militari. Quindi tutti quelli che dicono che oddio, dopo 20 anni di democrazia questi si ritrovano i talebani, è bene ricordare che fuori dalle grandi città e da Kabul i talebani non sono mai scomparsi, forse c'è stato un momento in cui si sono ritirati, ma hanno continuato a ad applicare la sharia, tutte quelle cose che oggi preoccupano terribilmente il sistema economico e giornalistico occidentale. Un'ultima annotazione sui soldi: uno dei problemi sempre l'Afghanistan è un paese agricolo e la coltivazione dell'oppio è quella più diffusa e non da oggi, diciamo. E tempi la memoria va al passato, ai tempi fric, quando l'Afghanistan era sulla rotta dei viaggi verso l'India, l'Afghanistan, il perdersi nell'Oriente. E comunque, ritornando a bomba, i soldi, un decimo del ventesimo di cui abbiamo parlato è andato in progetti agricoli. Nel senso che forse se era così terribile la dipendenza dalla coltivazione dell'oppio, in 20 anni due soldarelli su progetti agricoli per offrire un'alternativa a chi lavora nei campi in Afghanistan sarebbe stato meglio. Marco, ormai però il casino è questo, in Afghanistan sta cercando di tenere insieme un po' di presenza, qualcuno dice malignamente forse dovremmo tornare, ci sono potenze regionali, la Russia, la Cina, che stanno cercando un colloquio, di riaprire un po' i colloqui con quelli che oggi sono l'unico governo esistente in Afghanistan, che è quello dei talebani. Ma questo apre un punto. Che succede domani? Sì. La situazione è sicuramente drammatica, caotica, perché abbiamo visto tutti le immagini dell'aeroporto, del tentativo di fuga, siamo tutti attenti a questo, anche se, come ha detto addirittura il presidente Mattarella, tutti si riempiono la bocca ad aiutarli, però nessuno li vuole poi a casa da loro. Vorremmo trovare altre soluzioni, tipo il modello Erdogan con gli altri flussi migratori, però abbiamo letto anche che ci sono flussi migratori al contrario, con numerosi persone afghani che erano in Pakistan che stanno rientrando nel paese. Fra l'altro la composizione per fasce di età dell'Afghanistan è completamente, parliamo di un mondo che non ha niente a che vedere con l'Europa.
Dai dati che abbiamo visto, che si parla di un paese con un'età media intorno ai 18-20 anni. Questo significa che una larga parte della popolazione non ha mai vissuto sotto i talebani, e no, a men che meno ha memoria della guerra e dell'invasione russa e tutte queste cose, e soprattutto che c'è un'ampia mobilità in entrata e in uscita, favorita anche dal fatto della dell'età. Quindi è una situazione poco comprensibile. Ancora, deve stabilizzarsi sicuramente con i talebani, se i talebani poi riusciranno a stabilizzare la situazione, no? Perché l'attentato all'aeroporto è un segnale anche contro i talebani, quindi non è, la situazione è veramente totalmente fluida. Con chi governa bisognerà parlare, e di nuovo l'idea dei blocchi economici che massacrano sostanzialmente la popolazione, come il blocco da 50 anni e passa a Cuba, o come quello nei confronti dell'Iran, sarebbe un altro atto criminale, dopo le bombe e strangolare per fame. E quindi anche in questa situazione un multipolarismo per affrontare questa cosa, dando spazio alla Cina, alla Russia, all'India, che sono potenze regionali, sarebbe auspicabile. Lì c'è il grande problema del Pakistan. Esatto. L'India non vuole il Pakistan, ma il Pakistan è storicamente alleato dei talebani. Sì, anche perché, ricordiamolo, uno dei paesi che ha più subito e aiutato gli afghani in fuga è proprio il Pakistan, dove ci sono enormi campi profughi. E quindi, insomma, chi ha dato una mano in passato è giusto in un approccio multilaterale, che sia al tavolo delle trattative per cercare di prima di tutto di stabilizzare l'Afghanistan, riprendere l'economia reale e far sì che i talebani facciano fede a quello che poi hanno pare abbiano promesso agli americani, che certe certi eccessi, come qualcuno li chiama, dovuti a un'applicazione talebana, così è passato alla storia, della sharia, della legge islamica, non vengano messe in campo. L'ultima cosa è quella che chiaramente dei corridoi umanitari per chi sta scappando e vuole scappare, per i corridoi dentro una casa, un corridoio porta in una stanza, non rimane di per sé. E queste stanze non si può continuare a pensare con l'egoismo del mondo ricco occidentale che le stanze siano la Turchia, l'Iran e altri paesi limitrofi all'Afghanistan, che non ha sbocchi sul mare. Questo per avvisare la segretaria di un partito che diceva blocchiamo le navi. No, l'Afghanistan non ha sbocchi sul mare. Allora, questa pilloletta del Fritto al Belgio e non solo è un po' un intro, lo diciamo un po' di pubblicità, a uno speciale che Radio Mir farà tra qualche settimana con una serie di esperti che andranno più nel dettaglio sulla storia, perché siamo arrivati qua e cosa sta succedendo effettivamente dai territori. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata. Buongiorno, ci vediamo al mattino, questa quarta annata sarà dura. Esatto, condividete con i vostri amici e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, a presto.